Amici, finiamo. The Plucky Squire. Sono abbastanza fiducioso nel deal. Non vorrei venire smentito adesso. Ti prego. Non ci arrivo, ottimo. Devo farmi l'intero giro. Ma perché? Non chiedo. Io eseguo, non mi faccio domande. Noto del casino qui. Noto della gente. Che potrei anche non combattere. Fare il pelino più infettato. Non ti va? Ok. Beh, dai, combattiamoli. Su. Spero di finirlo adesso, perché tu mi darai una mano, immagino. Jot! Che cos'è quell'orribile... Non mi veniva farfalla. Quella pioggia di sfere verdi esplosive. Voglio dire, è eccitante. È tempo di sta venendo con la galassia. Beh, facciamolo. Ah, poi io mi fa riaffrontare l'intero gioco? Ma che cazzo sei? Beh, certo, mancava il momento alla zona di Endless. Almeno credo che questo sia la Zone of the Enders. Non ho mai visto Zone of the Enders. Cioè, non ho mai giocato Zone of the Enders. Ho visto qualche frame. Ok. Hai un che di neocortex, devo essere onesto. Fanculo. Ok. Ok, molto bene. Pensavo peggio. Mi dai anche della vita, vabbè, dai. Quella che credo essere la prima fase sta aggiungendo al termine. Fase 2. Ah, c'è lo scudo, lo vedo, non sono coglione. È che... Ok. Quindi a quanto pare quando per qualche motivo sbucano palline da tennis devo... Devo utilizzarlo, va bene. Cioè, devo lanciargli le conto. Ok. Madonna. Ok. Alla fine, avevo nominato Cod, ma... sempre gli spara tutto. Ho sbagliato. Viene gli spara tutto. E alla fine... Sta comunque facendo sparare un sacco. Fase più da coglione, non potevo scegliere, però sono distratto. È fomentato, è che è fighissimo sta cosa. Dai, ti manca uno stronzo di vita. Sei una merda umana. Che sei umana, non tanto. Ok. Dai, terza fase? Immagino di sì, eh. È molto arrabbiato.
Pensa che non vedo più nero, ok. Molto bene. Ok. Coglione io rimango. Ok. Ok. Benissimo. Allora non c'è niente da dire. Sei proprio stronzo. Dai. Vabbè, mica potevo vederlo. A malapena potevo vederlo, figurati schivarlo. Ok. Molto bene. Molto bene. Ok. Fanculo. Questa cosa è terribile. Ok. Ma questo è peggio. No, merda. Vabbè, aspetta, dai. Cazzo, ho vinto! Tipo con un cuore. Però ce l'ho fatta. Mio padre mi ha scritto di nuovo. Ok. Il trionfante scudiero. La galassia è pesante con le vecchie creature, ma tu gli hai dato un buon colpo. Bel lavoro, entrambi. Tu ti stai formando presso un eroe intergalattico. Ora, giovane guerriero, meglio tornare al tuo pianeta natio. Bella raga, torno vittorioso. Jot, amico, bravissimo. Stavo guardando ti stavo guardando battere quel mostruoso stronzo. Sai, tutta per mio fratello è stata distrutta, il suo potere è andato. E lui è stato... lui è stato cacciato, non so. Forse gli darò del tempo. Forse lui avrà finalmente del tempo per riflettere sulle cose. Anche a te, famiglia. Sua maestà, Moonbird, Pip, bambini, siete tutti vivi e sono così felice di vederti. Altrettanto, sua maestà. Mural e io siamo stati imprigionati in questo miserabile palazzo per così tanto tempo. Ma solo ora le truppe di Omgun hanno cominciato a farsi venire il panico da scappare. Posso sentire che c'è qualcosa. L'oscura magia di quel mago è dissipata. Vuoi dirlo forte, sua maestà? Jot l'ha sconfitto e ha distrutto la sua roba metamagica. Quel grande potere se n'è andato. Jot, come potrò mai ringraziarti? Ancora una volta la landa in debito con il suo campione. Violet, Flash, Pip. Tutti loro sono ciò di cui Mojo ha bisogno. Tutti hanno fatto la loro parte. Voi siete diventati guerrieri che Moonbird sapeva sareste diventati. Sono così orgogliosa di tutti voi. Ora, usciamo da questo inquietante palazzo. Sua maestà, sembra una grande idea. Abbiamo una landa da ricostruire. Giovani, fate strada.
And so, after battling Humgrump's remaining army, the forces of good reclaim the land of Mojo. Io in tutto questo voglio vedere Sam, però. Archia Castle was restored to its former glory. And the people of Mojo came from far and wide to gather at the town. Celebrating their freedom with a marvelous party. Taking a break from the revelry, Jot noticed something. A robed figure standing near the entrance to the castle. He made his way over there to investigate. Scoprirà chi è, perché mi ha anche dimenticato io. Oh, immagino che tu abbia sentito i passi. Ed eccoci qua, il leggendario scudiero in persona. Che onore finalmente incontrarti. Ah, ma... vedo che stai pensando... chi è quello strano incappucciato? Beh... dato che non c'è nessun altro qui intorno, penso sia... sicuro poterti mostrare la mia faccia. Ci incontriamo di nuovo, Jot, è quello del... quello che ci ha preso Asha. Ti ricordi di me, vero? L'ultima volta eravamo incontrati della preistoria, esatto. Credo di avertelo menzionato, io sono un viaggiatore del tempo. Ma quello che in realtà non ti ho detto è che io vengo dal tuo futuro. E in quel futuro sono il personaggio protagonista di una serie di libri, proprio come te. E Dottor Who? Libri popolari, devo ammettere. Con vero merchandising. E un sacco di cose. Sono tornato indietro per guardare voi e i vostri amici e le vostre storiche avventure. Non mi hai deluso. Il modo in cui tu hai mandato a fanculo quell'Amgram. Sensazionale. Sono anche venuto per darti un messaggio dall'autore dei miei libri. Vuole che tu sappia che tu, Violet, Trash, Pip, Moonbird, è stata una grande ispirazione per lui. E la creatura di Sam, mi sembra ovvio. Quando lui ha dubitato di se stesso, ha bisogno di essere... e necessitava di coraggio. Quando lui sapeva la cosa giusta da fare, anche se era difficile. O quando aveva bisogno di pensare creativamente, fuori dagli schemi. Si ricordava dello scudiero coraggioso e dei suoi amici. Ed è quella la via che l'ha rivelato. Ora, ho detto quello che avevo bisogno di dire, ho visto quello che volevo vedere. Devo andare. Fino a quando non ci incontreremo di nuovo, coraggioso scudiero. Da qualche parte nel tempo. Jot, amico, sei qui, siamo venuti a cercarti. Prendere una pausa dalla festa, dobbiamo essere onesti. Così tante persone vogliono parlarci. Ciao, piacere di conoscerti, ciao, ciao. Penso di aver sviluppato una stay vacant, una vacant stay, non so cosa voglio dire. È veramente figo in realtà. Tutte... Madonna, che carino succede là fuori. Ci stanno dicendo un sacco di cose carine. Sembra incredibile. Noi degli eroi coraggiosi, dei guerrieri eroici, cioè o qualcosa del genere. Beh, lo sai, abbiamo salvato il mondo. Però ad un certo livello. Non bugie, però sì, cioè, non lo sta mentendo. Sì, suppongo di sì. Siamo fantastici. Wow, hanno anche fatto i fuochi d'artificio. Figo. Ehi, Jot, volevo chiederti...
tu scriverai tutta questa roba in un nuovo libro, vero? Devi. Voglio dire, è una bella storia. Sembra molto figo. Forse lascia la parte in cui siamo stati attaccati da serpenti velenosi, mi manderebbe fuori di testa. Il titolo, quale sarà il titolo? Qualcosa di eroico? Di... guerrieroso? Ehi, aspetta un minuto. Qualcuno ha guardato Minibab. Sapete come diventa quando in giro ci sono fuochi d'artificio? Beh, ottimo punto. Andiamo ragazzi, torniamo al divertimento. Lo sapevo che era di Sam. Scopato. Devo dire... mi sono veramente divertito. Tanto, 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 tanto. Quindi, il gioco ha i suoi limiti, secondo me. È troppo rotto. Troppi bug che ti impediscono di andare avanti a meno che non bari, perché io ho dovuto barare per andare avanti. Che sia pure rotto il gioco. C'era ben poco da fare. A livello ludico gli manca quel... non so che, cioè... è tanto affascinante da guardare quanto troppo semplice da giocare, secondo me. Cioè, gli mancano quelle idee ludiche mozzafiato. Però... per il resto... si è rotto. Io volevo solo skippare. Vabbè. Ah, ok. Va bene. Quindi il nostro, la nostra serie finisce qui. È stato molto piacere. Perché mi dai 83%? Cosa c'è? Ah, ok. No, il salvataggio qua. Niente, è finito. Va bene. Quindi, è stato molto aiuto, molto piacevole da giocare. Io chiudo qui la serie, sarà abbastanza ovvio finito il gioco, e ci vediamo con la prossima. Però, molto, molto divertente, con i suoi limiti, ma molto divertente.